Ciao ragazzi, io sono Irish e oggi vediamo insieme come cucinare uno spiedino di brasato. Per cucinare questo spiedino ci servirà della carne di manzo, questo è un pezzo di reale o cappello del prete, del burro, delle verdure, setano, carote, cipolla, un porro, degli aromi, le taccole e il vino rosso, importantissimo. Iniziamo la nostra ricetta mettendo a marinare la carne. La marinatura è una fase importante che ci serve e permette alla carne di ammorbidirsi grazie alla parte acida del vino e di togliere quel sapore troppo forte e troppo intenso. Il consiglio che vi do io è di marinarla per almeno 4 ore, se avete 12 ore a disposizione è ancora meglio. Quindi prendiamo la carne, la mettiamo nella nostra ciotola e poi aggiungiamo in ordine prima tutte le verdure che adesso vado a pulire. Ok, quindi andremo a mettere le carote, il sedano e la cipolla. Non serve che le verdure siano tagliate bene perché tanto poi verranno stracotte, quindi facciamo una cosa piuttosto grossolana. Ok. In questo caso ne useremo metà, è più che sufficiente. E anche questa, via, dentro con la carne. Poi passiamo al sedano. Usate anche le foglie del sedano, hanno un sapore particolarmente forte e insomma rafforzano l'aroma. Passiamo per ultimo agli aromi, che qua abbiamo salvia, la spezzettiamo, e del rosmarino. Qualche aghetto. Se vi fa piacere, se vi piace il gusto, potete aggiungere anche dell'aglio in questa fase. È importantissimo il pepe che andremo a mettere in grani. Non dobbiamo metterne tanti, che questo è bello forte, ne basteranno 7-8 circa. E adesso andiamo a coprire tutto col vino rosso. La ricetta originale piemontese nasce col Barolo. È un vino abbastanza costoso e pregiato che ovviamente conferisce al brasato un gusto particolare e ottimo. Se avete la possibilità e se lo avete a casa, provatelo con quel vino perché è veramente ottimo. Altrimenti possiamo usare il Valpolicella, del Barbera, vanno bene tanti altri vini rossi. Bene, sono passate circa 8 ore, vado a prendere la carne dal frigo. Eccola qua. Adesso noi dobbiamo scolarla ben bene dalla marinata e asciugarla con la carta, in modo che per il passaggio successivo non ci siano problemi. Noi dobbiamo rosolarla molto bene. Ecco qua. Il nostro bel pezzo di carne. È molto importante questa fase perché altrimenti rischieremo che la carne butti fuori troppi liquidi e la rosolatura non sarebbe ottimale. Perfetto. Adesso mi preparo una pentola che portiamo a temperatura piuttosto elevata. Mentre la pentola va in temperatura, andiamo a scolare la marinata, così dividiamo le verdure dal vino che poi andremo a riutilizzare in due momenti distinti. Olio. Controlliamo bene bene che la carne sia ben asciutta e via, iniziamo a rosolarla. Questa fase è molto importante perché andremo a caramellizzare gli zuccheri contenuti nella carne e ad avviare quella che è definita in chimica la reazione di Maillard. Questo darà tanto sapore sia alla carne che alla salsa ed è un passaggio fondamentale. Se noi rosolassimo male la carne, l'effetto che avremmo poi al palato è quello di una carne bollita. In realtà noi abbiamo bisogno di una carne bella saporita e con tanto gusto. La rosoliamo bene su tutti i lati, avendo un po' di pazienza. Il brasato è da sempre una ricetta che nella mia famiglia si fa e si cucina. E per me è come tornare a casa, è il piatto che una volta era il piatto delle feste, della domenica, e è fantastico, non so se voi lo... è come una specie di arrosto, strapieno di vino, quindi bello saporito, ovviamente è un piatto invernale che si abbina benissimo anche con le patate al forno, col purè, e
ve lo straconsiglio. In questa versione naturalmente è più fighetto, è più aggiornato, è una cucina fusion, un po' più la base di partenza che vi do oggi. Potete usarla anche per poi portarlo a termine come un brasato semplice senza fare lo spiedino. È importante utilizzare un pezzo di carne come questo, quindi il cappello del prete, che ha la salsiccarina di tessuto cartilaginoso all'interno, perché questo darà con fuorità durante la lunga cottura una morbidezza eccezionale alla carne. Ok, buon, ci siamo. Perfetto, la nostra carne è bella rosolata, adesso la andiamo a scolare, la teniamo un attimo da parte, qua su un piatto. Nel frattempo portiamo avanti la salsa e quindi andiamo a rosolare le verdure nella stessa pentola che abbiamo usato per cuocere la carne. C'è tutto il gusto qui e non va assolutamente buttato. Quindi le aggiungiamo e le rosoliamo a fiamma vivace per qualche minuto. Adesso che le verdure sono belle rosolate, andiamo ad aggiungere tutto il vino e lo sfumiamo bene bene. La parte alcolica è evaporata, lo copro col coperchio e mi dedico alla cottura della carne. Andremo a metterla sotto vuoto e a fare una cottura in immersione nell'acqua grazie all'utilizzo del runner. Ok. Eccoci qua, abbiamo messo la carne sotto vuoto, adesso andiamo a preparare tutto per la cottura sous vide. Perfetto, 68 gradi per 12 ore. Ok, il ron è arrivato in temperatura, andiamo ad immergere bene il sacchetto e ci assicuriamo che non ci sia dell'aria all'interno, così non galleggerà. Ok, la nostra carne è cotta e dovrà avere più o meno questo aspetto. Questo era un pezzo ovviamente che avevamo già preparato in anticipo. Adesso ci dedichiamo alla cottura delle verdure e poi all'assemblamento dello spiedino. Qui a parte ho fatto la salsa, che è semplicemente il fondo di cottura frullato e ristretto, messo in un pentolino, aggiustato di sale e di pepe, e ci servirà poi come accompagnamento per il nostro spiedino. Adesso ci dedichiamo alle verdure. Andremo a sbianchirle prima in acqua calda e poi le ripasseremo nel burro tutte quante. Quindi. Bene, l'acqua bolle, andiamo a sbollentare le nostre verdure. Le carote le cuocerò un pochino di più del resto, quindi due minutini e poi butto il porro, e le taccole proprio pochissimo tempo perché sono super sottili e non voglio cuocerle troppo. Adesso vado ad aggiungere anche il porro. Bene, adesso aggiungiamo anche le taccole. E via, direi che ci siamo. Andiamo subito a raffreddare le verdure in acqua e ghiaccio, per creare uno shock termico e mantenere i colori belli brillanti. Ok. Perfetto. Diamo il tempo alle verdure di raffreddarsi, nel frattempo prepariamo la padella dove le andremo a saltare. Iniziamo a portare la temperatura, fuoco medio. Adesso andiamo a realizzare delle belle rondelle che poi essendo il porro una verdura molto delicata andrò a tagliarla dopo. Prima la passo in padella col burro e le altre verdure e poi prima di infilzarle sullo spiedino andiamo a ricavarne anche le rondelle, perché altrimenti si romperebbero cuocendole subito in pentola. Ci siamo, andiamo in cottura, quindi burro, nel frattempo inizio a scaldarmi un po' anche il fondo e ci servirà dopo. Il fuoco dovrà essere piuttosto dolce, non troppo forte, perché non vogliamo andare ad arrostire o a rosolare le verdure, vogliamo soltanto insaporirle bene nel burro
e grassarle con un goccino di zucchero. Quindi le aggiungiamo in pentola e basteranno 3-4 minuti di cottura e ci siamo. Andiamo ad aggiungere un pochino di zucchero, questo ci servirà a lucidare le verdure. Un po' di pepe. E ovviamente il sale. Perfetto, le verdure sono belle glassate, le vedete come sono belle lucide, sono cotte, possiamo spegnere il fuoco. Andremo a ricavare dei cubi che poi andremo ad infilzare sullo spiedino. Naturalmente la carne è avanzata dal taglio per lo spiedino, la possiamo riciclare facendo delle polpette o usandola come ripieno per dei ravioli, non si butta via niente chiaramente. Ci siamo, andiamo ad impiattare. Ok, per prima cosa inizierei con le verdure, quindi le infilziamo nel nostro spiedo. Poi aggiungiamo un bel cubotto di carne e partiamo sempre con le verdure. Porro, carota, e ripetiamo la sequenza. Ok, adesso andiamo a prendere la nostra salsa, di questo bel marrone, super saporita e concentrata questa, e la andiamo a mettere sul fondo del piatto. Naturalmente poi mangiando lo spiedino va intinto nella sua salsa. Ok, andiamo ad allargare bene. Lo spiedino lo serviamo così, leggermente a lato. E andiamo ad aggiungere un piccolo elemento verde, che sono due foglioline di maggiorana, qua sulla salsa. Il nostro spiedino di brasato cotto a bassa temperatura è pronto, fatemi sapere se lo replicherete a casa e fatemi sapere com'è. Portate pazienza con me. Attendo due minutini. Come mangiamo? Il nostro spiedino di brasato. Funziona il ritardo.